Buonasera, buonasera, benvenuti a quelli che ci sono già, benvenuti. Benvenuti a un'altra serata di farming, chiacchiere e quello che volete, nel senso che ormai Monster Hunter World Iceborne, l'unica cosa che restano per chi ha finito chiaramente il gioco sono ottimizzare i set. Quindi farmare gioielli senza fine e farsi eventualmente dei nuovi set se non si ha una grande varietà come per esempio è stato per me. E buonasera a tutti, innanzitutto vi annuncio questa cosa, sono molto contenta perché finalmente questa settimana è cominciata con una buona notizia, per me almeno. E che mi solleva un attimo l'animo rispetto a quello che è stato nei giorni scorsi, che ero un po' giù, e quindi sappiate che sono molto contenta, molto molto molto, e anche se magari non traspare parecchio, però sono molto contenta. E già lunedì sera durante la live di Undertale si sarà visto che ero un pochino più allegra del solito. E diciamo che ho motivo di essere ancora più contenta perché finalmente la situazione, per chi sapeva qualcosa, la mia situazione riguardo la borsa, il segno di ricerca che stavo aspettando si è risolta in positivo per me, e quindi sono molto molto contenta. E un'altra cosa, la dico adesso all'inizio, poi chiaramente se arriverà qualcuno la ridirò perché sì. E voi sapete che qualche settimana fa ho aggiunto i comandi vocali per gli iscritti al canale, però mi dispiaceva che i non iscritti non avessero nulla da poter digitare. Ragione per cui oggi ho aggiunto i comandi, sono tre per ora, perché non ne ho trovati altri che mi piacessero. I comandi vocali anche per chi non è iscritto, quindi chi non è iscritto potete spammarli quando vi pare e come volete, ovviamente. Allora, fatemi chiudere quello che... No, questo magari lo tengo aperto. Questo lo chiudo. Questo non mi serve. Via. Ciao. Perfetto. Allora, io credo che nel mio server le persone che ci sono eventualmente per giocare in questo momento stiano cenando. Io purtroppo sono un po', diciamo così, edgy, e quindi ho cominciato prima e arriveranno dopo, eventualmente. Allora. Diamo voce a Monster Hunter. Allora, fintanto che non dovesse arrivare nessuno, io mi metterò a fare, e a meno che qualcuno degli spettatori non abbia bisogno per qualche missione, io mi metterò a fare quello che facevo in questi giorni, ovvero farmare i miei gioielli. Farming che si diciamo sarà più che altro indirizzato alla missione del Teostra oppure Lunastra, eccetera, eccetera, e al Rajang Furioso Temprato, quello nell'arena. Allora, se qualcuno in chat è su PC e vuole joinare tranquillamente, altrimenti, se avete qualche missione voi da fare, io sono qui. Sono qui. Come da titolo della live, aiuto ai giocatori. Quindi. Allora, oddio. Mi sono fatta questo nuovo stile armatura, non vedevo l'ora di farmelo. E voi potete immaginare perché io volevo farmelo. Potete immaginarvelo. Perché io volevo fare il cosplay di Samus Aran di Metroid. E con mio grande sconforto mi sono resa conto di non poter cambiare il colore della parte che
grigio metallico e quindi so sad. Non ho potuto fare il mio cosplay. Allora, organizza. Dal caro Teostra ci andiamo con il set. Con il set normale, direi, della spada. Allora, tra l'altro, in questo momento sono in un debito di mandragore tremendo. E ragione per cui farò anche un po' di missioni così a caso, perché le devo recuperare. Avendo fatto tanti fatalis in questi giorni, sono andate via come niente. Allora, volevo vedere se per caso non ha cambiato le settimanali. Che ci dici? Non sono ancora cambiate, io queste le ho già fatte, quindi buona. Andiamo a farci un teostra per aprire le danze. Salve, cara. Buonasera a lei. Grazie per il follow, Dr. Danger. Grazie mille. Benvenuto tra i Red Heads. Benvenuto. O benvenuta. Allora, i giorni della rovina. Vai, giorni della rovina. Com'è che fai così con gli FPS? Che slaghi un po', eh? Allora. Dr. Danger, questa è una open lobby, quindi se tu sei su PC e hai bisogno di fare qualcosa, vuoi fare dei fatali, se vuoi fare delle missioni particolari, io sono qui per fare roba. Robe. Robe. Allora, vediamo se anche in live riesco a fare quello che faccio di solito. Ovviamente non verrà mai, per nessun motivo. Su PS a breve. Nel senso che non hai giocato a Monster Hunter World su PS e ci arriverai tra poco. Oppure hai giocato il titolo su qualche altra console e poi migrerai. Questo io normalmente non lo faccio, ma vediamo se mi viene. Gioco su PS, ok. Allora, io le ho prese le pietre, splendido. Venga qua, signor Teostra. Venga, Teo. Quante te ne devo tirare? Oh, là. Bravissimo. Bravissimo. Ok. Allora, vediamo se riusciamo a sbatterti senza crepare. Perché mi ha fatto attaccare la coda? Ci arriverà? Splendido. Allora, io purtroppo, come dicevo prima, non so quando sei arrivato, Dr. Danger, ma prima dicevo che io fondamentalmente ho già finito l'esperienza globale di gioco e quello che sto facendo, grazie Teostra, quello che sto facendo è aiutare in live i... Io volevo il vaccello. Aiutare in live... Se ce ne sono, non me lo fai prendere. Dei player che hanno bisogno oppure farmare perché ho bisogno comunque di ottimizzare alcuni dei set che ho. Ragione per cui sto facendo il nostro amico qui, Teostra.
facciamo che ci mettiamo l'altro mantellino. Ti sposti? Ok. La mossa suicida, ma tant'è. Secondo me poco che mi prende per bene mi ammazza. Perché il regen non è abbastanza forte da... Bravo. Non è abbastanza forte da contrastare il fuoco. Bisognerebbe menare come dei fabbri per riuscire... Dove vai? Curetta. Stavolta mi allontano. Stavolta mi allontano. Allora. Dopo aver finito la missione, bisogna che vada a vedere se è arrivato qualcuno in chat vocale. Sta fermo. Dai! Si è scaricato. Fammi cavare il mantello, buon Dio. È vero che ho cambiato l'arma, al gatto, non riesco più ad abituarmici. Perché io ho praticamente per tutto il gioco ho lasciato la come si chiama? La Vigor Vespa al gatto. E solo recentemente gli ho messo la bomba Miaolotov. Non riesco ad abituarmici. Oh, Naruto è arrivato. Naruto è giunto. No, 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 no. Na, 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 na. Beh, una botterina l'hai data. Non quello che mi aspettavo, però. Non quello che mi aspettavo. Vieni qua. Ok, sbam. Sbam. Anche stavolta. Dai, su. Su. Allora, se tu stessi un attimo fermo qui, perfetto. Ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena. Decisamente. Io sto crepando, però. Sì. Adesso mi sposto perché... Mi sposto perché non è il caso. Naruto è giunto. Benvenuto Naruto. Ok, l'ho lisciato. Naruto arriverà adesso con un'arma che farà uno sproposito di danno sicuramente. Gong corallino. Se c'è un'arma che mi fa ridere è il gong corallino. No, stai fermo. Stai fermo. Dio santo. Giungo. Ok.
Ho attraversato il gong. C'è qualche... No, nada. Giuro, pensavo che mi avrebbe caricato. Sì, è un orario un po' infelice, in effetti, le 8:30 di sera per cominciare la live, però io che di solito le faccio molto tardi, le ho sempre fatte molto tardi, grazie a te host, e preferisco... Oh, bravo Figrim, che sei riuscito a paralizzarlo. Grande. Tra l'altro prima mi sono sbagliato, ho detto l'arma invece del gadget. Basta, te ostra. Tra l'altro, volevo dire anche questa cosa, poi... Siccome non c'erano i diretti interessati, magari che avrei in programma di fare anche altro riguardo Monster Hunter World Iceborne, anche se non c'è tantissimo da fare, ma che chi mi seguiva sa che nelle scorse settimane mi sono inventata cose per, insomma, rendere divertenti le live, e questo l'ho fatto con Rise, che abbiamo fatto la demo a quattro mani, giocata a quattro mani. Ci sarà qualcosa del genere anche per Monster Hunter World Iceborne prima o poi. O la prossima settimana o quella ancora dopo, vediamo. Vediamo come riesco a gestirmi, a organizzarmi. Allora, fatemi vedere. Ok, Naruto non è nella chat vocale. Bene. Ci sarà questo attacco 2? Attacco 2 non scoppio, non me ne faccio niente. Non me ne faccio nulla. E vabbè. Naruto, penso che tu sappia perfettamente che cosa ci aspetta. Adesso. Perché l'alternativa al Teostra è il caro Rajang. Allora. No, fertilizza va bene. Raccogliamo. Raccogliamo. Allora, vediamo se riusciamo a farlo in due senza cartare. Miseramente. No, la curva no, anche se dovrei farlo. Anche se dovrei farlo. Quali sono le missioni migliori per farm gioielli? Allora, a livello attuale mio, e se hai finito il gioco come l'ho finito io, c'è la missione. Guarda, te le faccio vedere. Aspetta un attimo. Queste sono le migliori. Allora, questa perché ti dà le... Come si chiama? I ticket per farli con l'alchimia della Gilda, i ticket migliori, stampe celesti. E l'unica cosa è che questa, magari da solo, se non usi armi, insomma, se non sei molto, molto bravo, fai fatica a farla, delle volte fai fatica a chiuderla. Perché il Rajang è veramente un palo in culo, detto proprio come va detto.
E altrimenti ci sono queste, quelle con teostra, lunastra e dov'è il coso? Il cusciala d'ora. Però di solito la migliore di tutte, sì, è facile il Rajang, però se siamo tutti come te, Naruto che vieni con lo spadone Frostcraft e va giù come fosse del burro. E con la spada non è subito easy easy, infatti io facevo una gran fatica all'inizio. Comunque, le migliori sono queste tre qui, oltre a quella del Rajang. Quelle di alto grado invece non mi ricordo onestamente. Se non sbaglio ce n'è una come si chiama? Con il... Oh, mi viene in mente. Con il Gran Zagras, però non ti saprei dire perché io non le ho formate tantissimi gioielli in alto grado, le ho formate più qui in grado maestro. Qualsiasi missione con Temprati, minaccia 3 va bene con 4-5 ricompense oppure i draghi anziani in arena che ti ho appena fatto vedere. Allora, comunque sì, proviamo a far questo. Proviamo a far questo. Ah, tanto per stare sul sicuro. Facciamo così. Papparà, papparà, papà. Ok, sono in MR, grazie. Sì, sono quelle. In realtà, anche facendo il Fatalis ti possono dar fuori dei bei gioielli, però, cioè, rispetto a queste qui è un pochino più randomica la situazione. I gioielli a livello basso ci sta il più grande dei Zagras e l'Avasot Temprato, però quando ci sono i festival conviene fare la missione Addio lo Zinogre, esatto, quella non me la mi ero un attimo, come si dice, ero un attimo sovrappensiero. Conviene effettivamente quando c'è il festival fare il Rajang, mi usa come stuzzicadenti. Il problema, guarda, è che io inizialmente il Rajang l'ho sempre fatto con la balestra leggera, l'LBG. E il problema è che lì nell'arena non puoi restoccare, quindi se finisci i proiettili, buona, non fai più un cacchio. Cioè, o lo colpisci con i proiettili normali e speri che ti vada giù, prima o poi, e altrimenti niente, cioè ti tocca ricominciare. E infatti io ho smesso di farlo con la balestra da solo per quello, perché la metà delle volte arrivavo che facevo fatica. E infatti, come dice Naruto, è molto meglio se sei capace di usarla. Chiaramente io non la uso perché diciamo non è un'arma che uso moltissimo, l'ho usata pochissime volte. Se ci andassi con lo spadone, per esempio lo spadone Frostcraft che ha Naruto, e cioè gli fai una mole di danni esagerata con un colpo solo. Quindi allora io dovrei aver mangiato, sì, a posto, ho ristoccato, quindi niente, andiamo. Proverò, non è male come idea. Allora, io ho potuto constatare, almeno in questi giorni che l'abbiamo fatto qualche volta assieme io e il ragazzo che ti sta rispondendo anche in chat, Naruto, e cioè gli fa veramente uno sproposito di danno. Però sì, bisogna saperlo usare. Io, per esempio, non lo so molto usare lo spadone, quindi non lo uso. Allora, bene. Oh là là. Allora, prima cosa, proviamo ad ammorbidire.
Ho dei cali di frame che non mi piacciono tanto. Ma proprio zero. Niente. Raggiungo. Oh beh. Allora, io adesso se riesco a trovare qua. Se riesco a trovare la trappolina. Venga. Chi è che ci sta ostando che non vedo? Non è arrivata la notifica. Oh, Guli, buonasera. Buonasera. Suppongo che sia tu che hai fatto l'host, quindi grazie. Aiuto. Dai. Potevi avvicinarti un pochino, che riempivo una barra. Mount! No. Bene, dai. Sono state delle settimane impegnative. Impegnative, almeno all'inizio di questa settimana è arrivata una buona notizia. Nel senso che la borsa di studio che stavo aspettando finalmente. Mi hanno detto che la danno a me. Quindi, bene così. A parte questo, solite cose. Purtroppo siamo di nuovo in zona rossa, quindi so sad. Io ti volevo rilanciare, però. Ti vorrei rilanciare, quindi decidi una posizione così ti... Ok. E niente. Infatti sono molto contenta perché si conclude una non so come dire, una trafila che è durata praticamente dei mesi. No, noi siamo di nuovo in zona rossa. Siamo di nuovo in zona rossa e se continua così la mia psiche ne risentirà parecchio, quindi spero che si risolva un po' la situation perché basta. Perché anche basta. Io volevo provare. Allora sei stronzo, Ragion. Io sto ancora finendo di mangiare. Sì, immaginavo, Redix, non ti preoccupare. Ma porca. Perché sta laggando così tanto? Sta screen laggando poi. Vai tranquilla, Redix. Adesso. Dov'è? Almeno rafforzamento. Sì, infatti speriamo perché è veramente buona. Cioè, io chiaramente lo sapete benissimo come la penso riguardo queste cose. Quindi io sono assolutamente a favore di tutto ciò che serve per il bene comune, però è chiaro che... Basta, Rajang. Oh no, ma mica t'avevo visto. No, sono ferma, cacchio. Signore del cielo. Ok. Mount! Mount! Oddio, l'ho montato veramente. Non ci credo! Non ci credo! No! Torna su, torna su. Torna su. Bastardo. Questo ovviamente è tutto merito dei danni che gli ha fatto Naruto, perché se l'avessi dovuto montare io e basta, stavamo ancora qua. Sbam! Allora, splendido, istigatore finito.
l'altro sì, in questi giorni mi stavo interrogando, visto che ho fatto il Rajang molto più spesso di quanto l'abbia mai fatto tempo fa, mi stavo interrogando che cavolo di zampe, le cavolo di zampe posteriori che ha il Rajang, ma vabbè. Stia. Sai cosa ti faccio tra un po'? Qui ci sono le braccia che non sono ammorbidite. Ma la colpa è la mia. Aia. Allora, io volevo prendere il baccello bomba che era stato lasciato là, dietro, però non ho più niente. Ah no, c'è anche il baccello spinoso, va bene qua. Posso? Sta fermo. Quando arrivare Dix, che è il balestriere di fiducia, andiamo a fare anche il Fatalis. Spero che per la prossima volta che sono libero di riuscire a venire. So, non ci riesco mai. Capita quando uno ha i propri impegni, poi. Il Rajang ha lo smalto dorato. Oddio. Vediamo se ci ha dato qualcosa di buono. Vedremo. Comunque sì. Signori miei, sto Rajang ha delle zampe belle strane. Sembra proprio delle zampe da cane. Che da scimmia. Che pisse che ha preso. Eh sì. Credo che le pisse più grandi gliele abbia date te, però. Io sicuramente. Sicuramente non avrò fatto chissà quale danno. Il baccello spinoso fa ridere te, infatti. Oh, due. Beh, magnanimo. Forma perfetta, schivata 4. Allora, fermi tutti perché io. No, schivata 4 non mi serviva sicuramente. A me serve qualcosa. Antisussulto 3, no. Niente. Niente. Nulla. Io devo scappare di nuovo che devo fare robe. Stanotte studio statistica. Buono studio. Se solo la testa ci potesse ferire la metà del tempo ci vorrebbe. Alla prossima e buona continuazione. Grazie, grazie, Mr. Ghoul. Allora, adesso voglio vedere un attimo. Non sono piante, i funghi non sono piante, cavolo. Ah, ecco, bonus raccolto funghi. Bravi Capcom, che avete distinto le piante dai funghi. Allora, vado un attimo a vedere se mi ha dato qualcosa di buono. E poi. O aspettiamo RDX per fare il Fatalis. Oppure ce ne facciamo uno in due. Ce ne facciamo uno in due. Mamma mia, ma che è successo? Cos'è successo gioco? Sono ste screen laggate.
Allora, alchimia della Gilda, 2, perché ne avevo tipo una ventina, ma li ho già finiti tutti. Buona fusione astrale, ecco, non mi ricordavo come si chiamavano prima, li ho chiamati ticket prima. Fungoman, ti rilascio qua. Porca miseria! Ho trovato quello di cui avevo bisogno! Ho trovato quello di cui avevo bisogno! Grande, almeno uno! Almeno uno. Là. Via. Via. Questo controfatale ti fa usare sangue freddo. Vabbè, però ne avevo bisogno di questo. Ne avevo bisogno. Via. Ta-ta-ta-ta-ta. Aspettatemi un attimo. Ok, tasse aperte, va bene. No, non va bene. Appunto, ti dà 20 a fuoco e 10 fisiche, così mangi difesa elementale 3, hai più 35 difesa a fuoco se parti da 0, quindi sangue freddo si attiva anche se viene bruciata. Splendido. Splendido. Grandioso. Scusate, stavo sistemando una cosa che evidentemente non era partita. Non credo che sia colpa sua se il gioco fa così, ma chi lo sa? Chi lo sa? Allora, intanto che aspettiamo che giunga RDX, intanto che aspettiamo, io direi di fare un altro teostra o qualche altra cosa che può essere utile. Vediamo. 調子はいかがですか? Vediamo, vediamo. O facciamo sempre questo. Ah, aspettate, fatemi vedere una cosa. Perché tra l'altro, l'altra volta io adesso sto provando a farmi anche tutti gli stili armatura, solo che mi manca sto materiale che evidentemente lo vanno a prendere solo i cacciaprede in spedizione. Sono un bel po' di volte che li mando in spedizione, ma... Ah no, devo... ok, devo fare l'ultima zona. L'ultima zona, mortacci vostra. Ah, va bene. Arrivo. Prendi, che ti devo dire? Prendi. Allora. お疲れ様です。 Sappiate che non posso giocare, ma vi osservo. Abbiate timore. Naruto, sei un lavativo, non farti ca... Sicuramente, Ciccio. Mi sta carriando proprio senza ritegno. Senza ritegno. Allora, com'è che lei non può giocare? Noi aspettavamo. Aspettavamo, come si dice? È bellissimo che l'emoticon lì. Tra l'altro, credo che sia un varano che apre la bocca. È bellissimo. Allora, no, aspetta, fermi tutti. Che sto facendo? Allora, piano della salvaguardia perché non si sa mai. Oddio. Allora, io sono pronta. My body is ready.
Se riesco a trovare poi una posizione sulla sedia, sono anche più contenta. Aiuto. Volevo brindare stasera in live perché ero contenta, poi mia sorella ha detto basta, che fai la figura dell'alcolizzata. Allora ho detto non lo faccio. Bene, non lo faccio più. Magari mi soffio il naso. Oddio, no, no, mi sono appannati gli occhiali. Help. Ah, non posso bere una bottiglia di rum in live? No, no, cioè, allora, teoricamente si potrebbe fare. Si potrebbe fare senza problemi alcuno. No, a mia sorella che ha detto, ah, ma basta poi, che la gente pensa che sia un'ubriacona. Io ho detto, ma, cioè, non è che se bevo un bicchierino così mi dice qualcuno qualcosa. Tranne il coma etilico, esatto, giusto, questo magari potremmo evitarlo. Questo potremmo evitarlo, magari. Allora. Ma sì, prendiamo tutto, tanto siamo solo noi. Lo lancio un SOS, Naruto? Oh, Krovak! Ma salve a lei! Ma salve a lei! Naruto, lo lancio un SOS? O facciamo noi due come se non ci fosse un domani e basta? E cartammo i primi 2 minuti. Io poi, gli altri, niente SOS, va bene, ok, però io non ho artiglieria sul martello, sul mantello, non ho artiglieria pesante, per essere più precisi. E io sto pensando ai cacciatori che scendono con sti cosi. E ci avranno pure la nausea che gli fanno sballottare. Ricordo Krovak che se si vuole unire alla sessione le basta digitare punto esclamativo ID, aiuto, e niente. Cada. No, no, no. Che fai? Che fai, Fatalis? Lo lanci te, Naruto? O lo lancio io? Ho già capito. No, mi sono staccata! Naruto, aiuto! Perché? Per fortuna. Per fortuna. Krovak, maledetto, ringrazia Dio che sono sempre io che non posso giocare, sennò ti avevo già flammato. State calmi. State tutti calmi. Alla faccia! Allora, no, fermo, fermo. Dai. Adesso RDX arriva e ci fa. Sulla coda servono a tanto sti danni. No. Si calmi. Non faccia così. Volevi, l'hai fatto, purtroppo. Pensavo che ti girassi di qua, sei un infame, Fatalis. Io tento di leggere i tuoi movimenti e tu così fai quello che ti pare. Aiuto. Adesso io l'Helm Breaker però te lo faccio. A culo, ma te lo faccio. Totally useless, ma non è vero. Ma un po' di opening belle, tipo il ventaglino così. Figrim, paralizzalo! Oh! Chiedi e ti sarà dato. Sbam! La zampina del cavolo.
Bello all'aria. Meniamo come dei fabbri. Sì, ma Dio boh. Vabbè. Vabbè. Va bene così. Arrivo! Crimson mentone. Ma infatti! Ma io vi dico, cioè, non mi sono stata a curare perché ho detto, ma tanto è lontano. No, con quella sua faccia di... non voglio dir cosa. Arrivo! No, no, che mi fai saltare? Dai! Addirittura, ce li siamo giocati tutti. Quella faccia da crow. Ma perché? Ma perché? Sì, ma uffa. Devo metterci sì, ma uffa. Come messaggio di quando muoio. Non, dai, mi stavo curando. Ci sono come si dice, delle accuse pesanti in chat. Grazie. Porca. Vabbè, ma no, va bene. Pensavo mi avrebbe smollato chissà dove. Ah! Bene. Bene. Io nel dubbio i bloccanti non li prendo, o forse dovrei. Sì, forse dovrei. No, no, Naruto, non mi investire, please. Dai. Ok. Arrivo! Arrivo, testa! Io non accuso sentenzio. Ok. Bene. Ora il mio lavoro qui è finito. Nel senso, vado a bloccare. Sta fermo. Ma dove gli è andato quel bloccante? Vabbè. Sbang. Don't, please. Ma Figrim, il tuo lavoro è quello di paralizzare le creature. Potresti anche provare a farlo. No. Ehi, qui qualcuno è riuscito a sopravvivere. Oh, è arrivato Krovak. È arrivato Krovak a difendersi dalle ingiurie. Scusi, ma che sta facendo, signor Fatale? Ah! Dio mio, l'odio. Sono in terra. Ok, non più. Stai fermo. Vabbè. Forma perfetta, che è quella che più durante la quarantena abbiamo perso praticamente tutti. Credo. No, no, no. Sono accorta. Allora, giusto, si può sbattere. Bene. Majestic! Chi mi conosce sa che io adoro Mikolas. Cioè, in realtà, in game lo detesto profondamente, ma come personaggio mi piace un sacco.
Ti sta proprio bene. Ti sta bene come un vestito nuovo, santo cielo. Ti sta bene. Sincro! Vabbè, sul collo gli farà male lo stesso, su via. Ritiriamoci! Io ho un po' paura, però. Un po'. Naruto, tira la leva! Abbassa la leva, cronk. Forse è meglio se... vabbè. Too late. Prendi te il bloccante, Naruto. Ok. Risata. Malefica, vieni qua, caro. Ora puoi mangiare di nuovo. Lo vedo. Ok, mi sta succedendo qualcosa. Ma porca boia. No, perché ti sposti, Cristo Dio? Ho ucciso da un'oretta lo Xeno. Benvenuto, Gigino. Complimenti per aver ucciso un'ora fa lo Xeno. Cosa stai facendo? No! Bravo, bravo, Figrim. Bravo. Non sapevo. Io credo nel mio gatto come Coso crede nel cuore delle carte. Che stai facendo? Corri! Corri, giovane! Corri! Dio santo. Forse è meglio affilare. Bene, bene, bene. No, porca boia, bene un cacchio perché ti sei spostato, stronzo. Ti vuoi curare, figliola? No, curati. Ok, va bene così, stai in terra, ti prego, ok. Non so come ho fatto a non morire. Mi ha preso! Mi ha preso! Mi ha preso Naruto! Grazie. Grazie mille. Non avevo dubbi, guarda. Cioè, vabbè. Vena qua. Majestic! Stai fermo. E vabbè, vorrà dire che te lo farò sulla testiera. Buono a sapersi. Dopo leggo, ho visto che è arrivato un messaggio, ma lo leggo dopo. L'ho visto di sfuggita, ma... porca pupazza.
Mi rinfoderò. Vabbè. Dato un uomo a questa medaglia. Ho letto solo l'ultima frase, non ho visto a cosa riferita, quindi dopo la leggo. Dopo la leggo. No. Oh. Basta. Oh. No, no, no. Cioè, no. Ok. Bene. Io vado dalla leva. Se sta... No, no! Wait. Non fare Fatalis perché mi uccidi. Prego, no. Lo becchiamo se... Ok. Non so come abbia fatto a prenderlo con tutte e due, ma... Va bene così. Va benissimo così. Dai, al vuoto, cavolo. Ma il gatto rimane lì sul gong. Venga giù. Con la balista, wow, splendid. Allora vado a scalcare, poi leggo. Ah no, vado a scalcare, mi è caduto davanti, quindi. Allora, ho ucciso Donoretta Loxeno, first try, no faint, dato un uomo a questa medaglia, grazie, grazie. Allora, va detto che anch'io anch'io pensavo di morire facendo Loxeno Giva, e invece... E invece probabilmente è stata una delle fight che ho fatto più facilmente di tutte. Ok. As keep. Allora... Ma noi vogliamo sapere cosa sta facendo Krovac. Ha usato un set di toner gigante. Ok. Perché mi ha bloccato? Vabbè, boh. Non lo so. Non so perché avesse bloccato quel. Vi aspetto. Ah, ci aspetta? Bene. Lei ci attende. Vediamo se abbiamo trovato qualcosa di buono. Concentrazione, angelo custode, no, forma perfetta, mi sei risultato, da spacca mostri. Allora. Bene. Mi sembra giusto, doveroso. Cos'è forza giù? Mi sembra giusto, doveroso, visto che... Aspetta. Ma perché tutti quanti riuscite a farvi gli occhi così e io no? Dio santo. Vabbè, io mi arrendo. Io mi arrendo. Gli altri sono fashion e io no. Non lo sono mai stata, quindi... Allora, ritiriamo il raccolto. Chi è che scrive? Chi? Nessuno. È la mia ultima creazione, l'ultima creatura di Krovac. E signor Krovac, io non posso parlare del progetto che è in corso, quindi lo faremo a tempo debito.
lo faremo a tempo debito. Allora, una cosa tra 2009, non puoi capire. Allora. No, no. E facciamo, signore e signori, che alterniamo, non faremo sempre. Silenzio stampa. Esatto, silenzio stampa. Non faremo sempre le stesse cose. Aiuto. Ah. Facciamo un po' di nuovo il raggiango. Ricordo. Grazie per il follow, Gigino. Ricordo chi dovesse essere in chat e su PC, che questo è un open lobby, come scritto chiaramente nel titolo, quindi chi vuole joinare per fare o quello che stiamo facendo noi, farming, gioielli, fatalis, roba varia, oppure chi ha bisogno per fare delle missioni varie, lo dica oppure taccia per sempre. Lo dica oppure taccia per sempre. Io non lo so. Anche io vorrei fare un nuovo stile armatura, ma mi serve quel cavolo di tessuto. Perché io voglio fare lo stile putrefatto, ma non ho il tessuto. Come si chiama? Manco me lo sono segnato in quelli della lista dei desideri, quindi adesso ci vorrà un'epoca per trovarlo. Forgia, stile armatura. Dove sei? Putrefatto, tessuto malevolo. Perché non me lo trovano i cacciaprede? Porca di quella miseria. Cioè, io li pago per un motivo. Figaro, io e i tuoi amici li stipendio, per andare a cercare la mia roba. Malevolo, sì, il tessuto malevolo. Perché mi volevo fare un altro stile armatura che mi serve per forza l'armatura del putrefatto, ma ciaone, non salta fuori. Vabbè. Vabbè, aspetta un attimo che controllo quante. Organizzo oggetti. Quante. Troppo poche. Solo in low rank. No, ma me l'hanno trovato mandandoli in spedizione. Me l'hanno trovato l'altro giorno. Uno, ma me l'hanno trovato e poi basta. Più niente. Io non mi merito. No, aspetta, ho mangiato. Adesso che ci penso. No. Non mi merito niente. È così? State forse dicendo che non mi impegno troppo, non mi impegno abbastanza? Allora. Ho l'app apposta, ora vedo. E se vuoi contribuire a spiegarmi il perché, me l'hanno trovato una volta e poi più niente. Ma che fa, Rajang? Che cosa fa? Oddio. Ok, braccino. Grazie. Cioè, sto sentendo una cacofonia orribile. È il martello. Ah, ok, è il martello. Cioè, mi pareva. Basta, lo apriamo. Lo apriamo come un'arancia. Come vi dicevo l'altro giorno, il rumore dell'arancia quando l'apri. Trick. Non l'avrei mai detto. Ah, volevi, Raja.
Signor ammiraglio, si fermi. No, mi prude il naso. Ma stai facendo? Vabbè, era rimasta ferma. Oh no. Vabbè, sì, ok, fai la tua combo girata dalla parte sbagliata. No. Non so se riesco a montarlo anche stavolta. Aia. Come è stata messa quella trappola? Cioè, come l'ha messa il gioco? Nel senso, il senso era quello. C'è un martello che mi ha scagliato via. Ricompensa della missione. 6 brandelli di Shamos, 12%. Ah, allora quasi quasi dopo la faccio. Perché se risolve i miei problemi. Pensavo di essere costretta a mandare cacciaprede su cacciaprede in giro. Brutto, non vedo niente. Ok, e io ti lancio, signore. Se la smetti di asfaltarmi. No, la voglio lanciare. Ti voglio lanciare. Non lo lancio. O meglio, lo lancio magari dopo. Ok. Stia, stia Rajang che la devo lanciare di nuovo. Vieni. Ci, ci, ci. Vieni qua. Allora sei un bastardo. Mi dimentico di rotolargli incontro quando fa così. Fai quel che devi fare. In effetti avrebbe senso che fosse una ricompensa di una missione, non ci avevo riflettuto, non ci avevo pensato, non ci avevo neanche guardato. Grazie per le cure. Ancora le braccine dure. Non mi curate che riesco a curarmi da solo. E cartò. E cartò così. No! Mi ha preso! Basta.
Pazienza. Almeno mi metto il mantello. E a filo. Cosa non da poco. Mi ha lasciato le impronte in terra, non me ne ero mai accorto. Ogni tanto riesco a farlo, il foresight. Vieni un po' qui. Vieni dentro la trappolina. Che non ci starà niente, però va bene così. Le braccia dure. È da finire. Perché ha perso il lock? Ah, ok. Io vorrei ammorbidire le braccia, solo che se un attacco mi prende come prima. Attenzione! Sì, ma... vabbè. Buonasera Mattia, benvenuto. Benvenuto. Stronzetto di un Rajang. La missione siamo i miaogliori, quella del Rajang temprato nella furioso temprato nell'arena. No, don't. Mattia, se per caso sei su PC, devi farmare qualcosa, fare qualche missione, noi siamo qui. Sbonk.
Gotworny Jail. Attacco Drago 2, ma che me ne faccio? Allora, siccome stasera sono stata fortunata, vado a spacchettare. Purtroppo sono da PS4. Vado a spacchettare anche il ticket che mi ha dato adesso. E aspettate. Cerchiamo. Allora, ricompensa della missione 6 brandelli di chance. No, allora. Di basso alto grado, però, suppongo. No. Bow. Brandelli di Shamus. Ragazzi, la facciamo questa qui, perché così se mi dà il tessuto malevolo. Grazie, grazie per il follow, Elmo 92. Se sei un 92 come me, siamo già in sintonia, benvenuti. E facciamo questa, così se mi dà il tessuto malevolo poi mi posso fare l'armatura figa. Allora, branchi, quello che vuoi, Liza. Che tutti quanti, quando tipo metto il follow a dei canali stranieri, fanno welcome Irish Liza, io Irish Lisa, but it's Liza, ok, però io lo pronuncio male, avete ragione. No, non è vero, ho il nome che si può pronunciare sia all'inglese sia al... cosa sto facendo? Ah sì, Irish Liza. no, non posso più uscire, quindi li spacchetto dopo, va bene. No, no, mi è successo l'altro giorno che metto il follow, welcome Irish Liza, actually it's Irish Lisa, but, mi piace mettere lei, ma no, cioè effettivamente è scritto così, quindi ci sta, però, vediamo, così dopo facciamo un po' di fashion hunting, anche, allora, cioè mangio giusto per... perché va bene mangiare. Sì, mi raccomando, safeguard, perché non so mica se ce la facciamo. Allora, laboratorio botanico, ritira, bravo. Allora, devo fertilizzare? Yes, devo fertilizzare, proprio così. Chi si è unito? Ah no, pensavo ci fosse un quarto. Avevo visto male, pardon. Allora, andiamo a cercare questo tessuto malevolo. Che poi come fa un tessuto a essere malevolo, poveraccio? Mica colpa sua. Cioè, voglio dire. Allora. Caccia 13 Shamos. Sarà un tessuto antipatico, ma poveretto. Sto andando a fare una razza andorata, sono indeciso sull'arma da prendere. Allora, sull'arma da prendere... E... Allora, consigli per le build precisi? Non ti saprei dire, però io la prima volta che ho fatto la razza andorata per stare safe ci sono andata con l'LBG. Se vuoi andare safe con l'LBG, ma dipende quanto sei bravo tu, nel senso se uno è molto molto bravo con... delle armi melee tipo l'LS oppure lo spadone eccetera eccetera, cioè ce la fa tranquillamente. Io la prima volta, volendo stare safe, non volendo cartare 10 volte, e ho detto facciamola con l'LBG. Vabbè, l'ho fatto un casino di volte, e allora io anche io adesso ci vado con l'LS, e allora lo faccio con l'LS, con lo spadone. Poveri Shamos. Poracci. Dio mio. Che strage. Cioè. Allora, aspettate che carvo.
Ma dovrei ottenerlo come ricompensa della missione o devo... Vabbè, nel dubbio carviamo. No! Don't disappear. Ok. No, non me lo danno loro, quindi si vede che è proprio ricompensa della missione, così. Aspettatemi, aspettatemi. Allora, ho detto aspettatemi. Non arrivo mica a carvarli. Forse sì. Poracci. Che pena che mi fanno gli Shams. Ma in generale un po' tutte le cavalcature mi fanno un po' pena. Ho finito Krovak. Ah, eccolo qua. Krovak, ma hai lasciato in vita sto poveretto. Cioè, lui sta guardando il cadavere del suo amico che è morto. Poveretto. Vabbè, l'ho fatto un casino di volte, non è la prima. Poi mi faccio un teostra. Mi sembra un buon programma. Mi sembra un buon programma. Vediamo se ci dà sto tessuto malevolo. Ah, la tua cavalcatura. Ora si spiega tutto. Ma Dio santo. No, tessuto nero. Io volevo il tessuto malevolo. Ma siamo sicuri che è questa la missione? Perché io ho qualche dubbio. Io ho qualche dubbio. Fermi tutti. Secondo me ti sei confuso. Chi è che me l'aveva detto? Chi è che me l'aveva detto? Gigino. Secondo me ti sei confuso. No, vedi, l'avevo cercato io su Chiranico. Tessuto malevolo. Dove sei? Strano tessuto con cacciaprede ha trovato chissà dove. Niente. Spedizione dei cacciaprede. Aspetta, però, c'è. Posso scegliere le spedizioni con la percentuale più alta. Direi. Nella foresta antica c'è la percentuale più alta. Ma anche nelle guglie selvagge, in realtà. Boh. Proviamo a mandarli nella foresta. Facciamo così. Facciamo così. Allora, scusate un attimo che entro nei miei alloggi. Nei miei alloggi. Ma vedi, secondo io mi ero dimenticata, ci avevo già guardato su Chiranico. Si ottengono solo nelle spedizioni di cacciaprede. Ma che scatole però. Allora. Spedizione cacciaprede. Porca di quella pupazza. Non me ne faccio niente dell'osso. Va bene. Invia i cacciaprede. Oddio. No. E... Oh. Mandiamo il gatto di Henry Kator. Con un fiero boa boa. Vai. Lo mandiamo. Quante stelle era? La foresta antica. Aspettate che devo guardare. Dov'era? No, no, no. Foresta antica. Dov'era? Cinque stelle. Mi sembra che ce ne siano più di... Ok. Inviale ad alto grado. Ah, ecco, adesso ho capito quello che dicevate prima. Ecco. Perché non mi fai mandare alto grado, scusami? Ah, ok. Allora, adesso ha più senso. Adesso ha più senso.
Boh. Dice, nella foresta antica, le missioni con... Però qui le stelle da cosa dipendono? 4, anche perché non ce n'è nessuno con 5 stelle. Boh, signori, proviamo a mandarli qua, poi vediamo cosa succede. Non me ne ero accorta del fatto che ti manda facesse mandare la gente di cacciaprede nelle spedizioni del grado diverso. Allora, bene. Allora, mancherebbe solo RDX e poi avremmo un quartetto perfetto per poter giocare, poter fare il Fatalis. Ma in realtà possiamo provare anche a farlo lo stesso. Cosa dite? Proviamo a farlo lo stesso? Il Fatalis in 3. Che dite? Oppure il Teost? Ah, anche visto che prima abbiamo beccato bene. Con Rajang abbiamo beccato bene. Eh sì. Con Rajang ho beccato bene. Ho trovato difesa. Ah, sta arrivando RDX. Mi sa che possiamo aspettarlo che arriva tra poco. Che arriva tra poco. Aspettiamo un attimo. Devo trovare la maniera di fare uno stile con questa armatura come base che mi piace tantissimo. Quella del Glavenus Caustico mi piace un casino. È bellissimo. Non so perché avessi fatto... Vabbè, questa l'ho fatta perché ha dei come si dice, dei motivi che mi piacciono un po'. Questo è il cappello dell'Odogaron. Vai. Cambiamo un po'. Allora, aspettiamo. Dicevo perché RDX secondo me arriva adesso. Allora, RDX è in chat vocale. Voi ragazzi volete entrare in chat vocale? Che dite? Che dite? Così chiacchieriamo anche un po'. Oddio. Nel server, dico. Veda lei, veda lei. Veda lei. Veda lei. Buonasera. Salve. Aspetta, tengo l'audio qua. Ma no, è bellissimo. Ma non dica. Sto leggendo la chat. Ma non dica cazzate, Krovak. Cioè, ti stai rivolgendo a lui con il lei? Ragazzi, siamo nella chat vocale generale del server. Se volete entrare, entrate. No, più che altro, scusatemi, cioè io ieri notte non riuscivo a dormire, ho rifatto l'immagine del canale, nessuno dice niente, nessuno dice bella, è No, te brutta, fa l'ho schifo. notata. No, non era per... non Dai, era... ci hai messo il cerchio viola intorno. Ci ha messo il cerchio glitch. Eccolo. Eccolo, eccolo. Aspetta, scarico il Non Fatalis, ce l'hanno tutti tipo. No, come è brutta come Krovak, ma ciccio! È brutta veramente! Il socio. Si dissocia. Non vi piace? La Draken? Ah no, l'immaginati. No, l'immagine! Ma no, io adesso chiudo tutto. Ma Krovak è trova che bellissimo. bellissimo. Krovak dice che è bellissimo. Krovak è l'unico che non è in chat vocale, cioè, veramente. Basta, dissing. Allora, guardalo come chadda. Io devo essere l'unica che non ha.
che non ha lo stile armatura lì, come si dice, muscoloso. No, non mi piace veramente, mi fa proprio schifo. Allora, visto che siamo in quattro, direi Fatalis a sto L'armor del punto. White Fatalis, ma se Eh? non hai la mod vedi Eh qual è il no, non ho problema. la mod, non ho la mod. Guardalo come c'ha da. Allora, no, Mi direi che... sembrava stupido rimpiazzare quella della Latreon, è pure bella. Allora, la favola... No. Oh, Harry... No. Sono entrato solo per dire che Krovak è un fallito, anche se è molto No! bello. Ma Scherzi. scusi! Scusi! Oddio. Va bene. Ho saltato il leg day, però. Cos'è il leg day? Scusatemi. Devo essere l'ultimo... Perché è il giorno delle gambe, no? Nel senso quelli là che sono tutti muscolosi sopra, sono le bestie, sono le gambe mingherline, no? Hanno skippato il leg day, hanno Ah, ok. skippato. Non hai, come si dice, non hai fatto l'allenamento alle gambe. Beh, Esatto, ci sta. quindi Ci sta, tutto cacchio. grosso, tozzo sopra, c'è le gambe da mingherlino. Cos'è la fauna fauna oscura? oscura? Io, adesso non pensate male, però io sono un'istruttrice di nuoto, quindi anche se non voglio, vedo un sacco, anche se non volessi, diciamo così, vedo un sacco di personaggi abbastanza fisicati in piscina. E fa ridere delle volte perché, vabbè, il nuoto è uno sport abbastanza, come si dice, armonico, quindi più o meno quando fai allenamento alleni tutto. Però, Sì, alleni un po' tutto, sì. Sì, però quelli che fanno delfino si vede un casino, tipo sembra dei triangoli. hanno le spalle che sono più grosse, Sì, ma Dio secondo santo. me. Adesso Normale, commenti in chat, guarda questa che guarda la gente. Io in realtà normale. Ma gli devo rompere la testa? Sì. Adesso lo scrivo comunque che la gente non apprezza l'immagine che ho fatto io, che mi verrà un altro mental breakdown e sarete responsabili della mia depressione. Attenti. Ah, ecco, pure Krovak ha avuto la mia idea. Di Perché? Cosa rimpiazzare le armi del White Fatalis con quelle del Fatalis. Perché vedo che c'ha il martello quello reskinnato. Esatto, sono degli aquiloni. Chi è un aquilone? La gente? Cioè, quelli nuotatori sono degli aquiloni? No, devo dire la verità. L'unica cosa che capita molto di frequente, quando osservi la gente che nuota, è che, cioè, fin tanto che li guardi dai piedi fino a sopra, sotto la testa, dici, oh wow, che fisico. Poi li guardi la faccia e fai, oddio. Rimani un attimo... Mi ricordo, c'è cioè, sto ragazzo, mamma mia, mi ricorderò, me lo ricordo come se fosse ieri, perché c'era sto ragazzo che era veramente deturpato in faccia dall'acne, ma in una maniera, cioè che sembrava che avesse tipo il vaiolo. Io sono un grande nuotatore, lo stile balena mi viene benissimo. Bene, Ciccio, abbiamo imparato qualcosa di più di Ciccio, che nuota. Le balena. Stile Ci fa balena. piacere. Io purtroppo... Provo Frostcraft contro Fatalis. Farebbe finire male. Vada. Molto male. Sì, lo spadone più che altro è me. Dling dlong. Ecco! Però se fai il turn run magari ci sta. Perché Infatti su Frostcraft non più moriva. di due colpi di fila è difficile che riesci a sestargliele. Ecco, a chi assomiglia l'armatura della Draken? Mi è venuto in mente. Assomiglia all'armatura di cosa? Di Nihal, quella delle cronache del... come si chiama? Esatto, Del mondo immerso, ah, sì, ho letto quella roba. esatto, esatto, L'avevo letto un fottio di anni fa, quel libro. esatto. Perché non posso prendere più niente? C'avevo pure una mod di Skyrim e me l'ero fatta uguale. Aspetta, Con aspetta, questo aspetta, no, sincronico. non ho cambiato il set. Sapevo che c'era qualcosa di strano. Unlucky. Vabbè, vai a restoccare. No, no, adesso lo faccio. Subito. Solo che ho cambiato. Io voglio stare come Nihal. Non, vabbè, pazienza. Devi metterti l'orecchio da elfa. Gnam, mangiati il Might Seed. C'era una cosa che non mi piaceva di quei libri lì, ma in questo momento non mi ricordo che cosa. Però li ho letti tutti proprio. Vabbè, cioè. Penso che tutti quanti Passati tanti di quegli anni. Abbiamo avuto il periodo fantasy. Ma che si chiama quella che l'ha scritta? Licia Troisi. Ecco, Licia Troisi. Adesso mi fa stranissimo vedere le fermate così.
sono abituato alle scariche elettriche invisibili di quello. Ma scusi, si ferma Fatalis? Oh. È abbassato. Io vado a prendere gli altri sassi. Rotto. La tua faccia. Mi avete investito con un Fatalis. Adesso cominciamo il giochetto del boom 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 boom. Brutto. Del boom 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 boom. Che schiappa, non mi ha levato neanche mezza vita. Non c'è gusto a quel giochetto per Fatalis. Sarà un po' i volumi vostri poi. Dai Fatalis, stai un po' fermo così. Vabbè, quanto vuoi indietreggiare? Mi fai perdere 10 secondi di Rocksteady. Vabbè, ma siamo in due, no? Potevo venire con gli spread. Sì, credo che anche Krovak abbia la... Ho visto. Schifosi. questo ma perché? Mettiamo la testa prima della... Oh, bravo Fatalis, così faccio qualcosa anch'io. Porca miseria. Dico perché White, anziché fare sta fiammata qua, fa delle esplosioni elettriche a cerchio, tipo. Ma io credo di averlo visto una volta che lo facevano... E beccano tutta l'arena. In live i cosi, Dodo. Ui. Chi è che ce l'ha lì, a parte Casti, Altair e... Ah no, dicevo, ma loro l'hanno fatto su coso? Su GU. Ha fatto proprio il no, sto parlando della mod che hanno originale. Fatto qua per un... E gli screenshot che avevo postato anche. Comunque c'è, cioè, scegli mostro. Adesso leggo. Io non ce l'ho, barista, ve lo dico. Si sieda, signor Fatalis. Si segga. Posso attaccarmi alla tua testa di me? No. Se non riesci ce la faccio io. No, ma è il rampino che non si attacca, non so perché. No, brutto. Oh, proprio davanti a me. A 1700 da boh. Cos'altro abbiamo rotto? Ancora! Con due chuck. Poteva venire solo così. Ah, non è Wondat. Che ci penso io? Mi svinciate. Ok. No, ok, qualcuno mi manda in orbita. Io non sono stato. Io nemmeno. Sto già facendo io. No, porca miseria, stavo ferendo, ma non l'ho interrotto. Deciso che non lo devo guardare. E vabbè. Niente, non mi fate scendere ogni volta, raga, ma preferirlo. Giuro, parte animazione e niente. Ops. Che è successo? Un esploso. Ah, mi è scappato il morto. Si è scappato. Porca miseria. Fermo. No, brutto. Dai, però. La canzone Remastered del Fatalis sembra uscita da Nier Automata. Ah! Oh, bravissimo. Ecco, Nier Automata è un altro gioco che devo recuperare. Oh, sbessa, sberla. Ma di quei pochi. No! No! Beh, non sei troppo lontana, cioè, dovresti fare. No, ma intendo perché volevo fare l'Endbreaker. Non me ne frega niente, anche se Card of War non mi interessa. Ma volevo fare l'Endbreaker. Corra, corra, tira, si butta! Si butti! Comunque, cioè, scegli mostro ma non scegli arma, la spada e scudo disapprova. Ovviamente sappiamo tutti che l'ha scritta questa cosa. Allora. Già. Il tecnico non è pronto. E vabbè.
Venga, Chad Fatalis. Fatalis, se mi ammazzi con la fiammata, io non rispondo delle mie azioni. Aspettando. Ok. Attiva il secondo colpo. Aiuto. È quello che non deve. Oh, oh. Oh, via, via. Perché lì vicino non c'è proprio spazio per evitarlo. Se vi fate stare da quell'esplosione lì. Grazie per non avermi fatto chiudere la combo. Fatale, se non capisco un cacchio se fai così. Qualcuno muore. È bello perché queste fasi qua dove lui cambia così che fa lanciafiamme, invece fa piovere fulmini e meteoriti dal cielo, che non devi nemmeno andare qua. Devi soltanto. Sì, sì, ma in coso in giù è così. Il Fatalis, non mi... il Fatalis bianco. E la seconda fase non va più a ripararti lì, lui di nuovo fa cascare solo meteore e scosse. Oh no, scusa. Che è che sei? Molto facile per Fatalis. Ma vado dalla parte, vado dalla tua parte. Prova che ti prendi il lato sinistro, prendo il destro. No, mi scado. No, vabbè. Ah, no. Sbreghiamo così. Lo controllo. No, tu Frostcraft ha consumato. Ferirla. Ecco cosa ho dimenticato, cavolo. Adesso che c'è Krovak, mi sono dimenticato di fare l'alert sound con. Ma come ti vesti? Fermo. Sei un bastardo allora. Correte! Adesso è stata completamente scassata. Ui. Grazie. Guarda, prende danni da rampina. 11-11. Sì, sì, prende danni da rampina. Adesso me lo metto il mantello. Oh, brutta, brutta la coda. Ma sto saltellino qualcuno, sì. Ha preso qualcuno? Sì, adesso lo tiro fuori io. Calvo. No! Grazie. No, non so che sbattere, mi ha fatto scendere. Allora aspetta che lo sbatto io. Aspetta. Ok. Bravi chiunque l'abbia sì, lanciato. Non mi fate vincere oggi, non sto Allora, Fatalis mio. Mi sono buttato giù. Aiuto. Meno male Naruto che avevi detto che ci scappava il morto. Che cosa? Nel senso che Rati Andorata fatte anche il Teostra. Bene, bene, Mattia. Ah, per quanto riguarda me, dici? Sì, sì, hai detto scappavo il morto perché vengo con... no, c'ho paura. Vabbè, ma se lo stanno... cioè, lo stanno obliterando. Allora, ma sparo nel contesto quella cosa qui, cioè... è totalmente insensata quella cosa qui. Con la Gax. Cioè, non ha proprio senso quella cosa. Un po' stupida come cosa. Overpowered. No, non è overpowered, è oltre OP, è l'oltre l'OP. È totalmente oltre l'OP.
L'ammazza tra l'altro. Pronto, vai, cancelliamo. No, mi ha preso. Mi ha preso. Oh, non c'ho, no, adesso ci penso io. Sono in terra. Tac. Grazie. Andiamo vicino. Ah, spalla da lo osservare. Arca. Nope. Io purtroppo non ho i baccelli, non ce ne sono qua intorno. I baccelli. Era, oddio. Era. Ah, non sono io che lo sto comandando, quindi. Distrutto. Beh, li avrò fatti 50 di Fatalis ormai. 50 chiusi, intendo. Dopo ci qua. Quarantacinque. Pensavo 50, ormai, oh. Quanto è fattibile secondo voi il Fatalis con martello? Poco. Poco. Fattibile ma poco. Peccato perché è la questione del low range, capito? Mm. Sei un po' in difficoltà con per quello lì. Perché no, hanno fatto gli urli, alcune schivate. Cioè è fattibile ma devi fare, devi stare un po' attaccare, devi stare, non puoi mai esagerare con le combo. Lo spin non puoi farlo mai, sei troppo scoperto. Allora alterniamo un po'. Facciamo. Per vedere se becchiamo qualcosa di utile finalmente. No, perché volevo usare anche un po' il martello. Allora. Facciamo un teostra, così lo posso. E poi il discorso è che manco questo ordillo, quindi. Brutto. Peccato. Stia l'armatura. Vai. Con sta armatura che sembra che ci abbia reggi calze sotto. Sono bellissimi i gambari di sta armatura. Cioè, di sta armatura sono del bel canapo. Attacco 2 ormai è un sogno. Un miraggio. L'altro giorno Michele delle Iene mi ha dato, mi ha fatto vedere il suo, il set che usa lui per farmare il Fatalis. Ci sono 3 attacco 2. Gli ho detto, ehi, e gli ho detto, mi sa che. Mi sa che io non gliela faccio farlo. Adesso gli rompo il muso.
venghi. Non star là, vieni avanti. Le munizie. No, cazzo, porca miseria. Ma dovete aspettare di fare quella cosa lì. No, bisogna farla subito, bisogna farla. Guarda. Mi sembra proprio passare da altre ostre e usa cosa. Sassolino e la usi, 100%. Non ha senso far così. Io di solito ve lo metto, in posizione, prendo anche il bloccante. No, cazzo, avete distrutto la balestra. Non sbatti più, ma... Tecnicamente è stato il teostro. Tecnicamente non sbatti. Grazie, teostro. Ma tutto il bene? Questo. Ups. Bruciate. C'è fatto la cosa. No. Faccio tempo. Ecco, sono un po' lontana, o qualcuno mi sta spostando. No, ero io però lontano. Ah, che cazzo. Da 60 mi scende a 34 pallettoni. Questa è critta. Questa è critta senza di te, con la 46. Ups, non avevo visto che era andato via il martello. Il mantello. Ma stasera riesco a parlare, no? L'ultimo non lo vuoi prendere? L'ultimo non lo vuoi proprio prendere? Questo è come il super shot grande 2. Lo punto in faccia qualcosa. LOL. Fatto cadere un fucile a pompa. Sì, ma non è un KO, è uno stunt da un mantello impatto, però l'ho potuto usare effettivamente. È durato un mantello e mezzo, quindi praticamente fai
3 minuti di mantello ignifugo. Quattro minuti e mezzo. No, 4:55. Io non avevo nemmeno il veleno speciale. Il rumore che fa quando rotola, sì. Tling, tling. Shotgun. Cavolo, ci vorrebbe anche quello come coso, alert sound. Quando tiri fuori le heavy bow gun, lo shotgun di Metal Slug. Un altro gioiello resistenza fuoco 3. Che cacchio. Ma questa cosa è incredibile. Ma porca troia. Cioè c'è un resistenza fuoco. Belle calze. Cioè quelle del mio personaggio. Sì, ha dei gambali capellissimo, l'armatura della cosa. Molto sexy, oserei dire. Cioè, sembrano dei reggicalze questi. Cioè, sì, vabbè, lasciamo stare. Si vede palesemente. Del cano, no? Sì, perché sono belli fatti così. Proviamo i comandi vocali. No, shotgun lo devo. Ah, finalmente ho trovato. Non ho ancora trovato un comando, un audio in cui qualcuno, un personaggio degli anime dica senpai senza che non sembri un porno, quindi per quello dovrete aspettare. Oppure lo metto e poi mi vergognerò tutte le volte che viene usato. Allora, andiamo a fare di nuovo il nostro... mettici Onni-chan. No, perché anche quello non riesco a trovare. No, ho messo anche questo set, ho messo Nani, ho messo... Mettici Ciottomatte Kudasai. Non riesco a trovare che sia da una qualità buona. Perché non si sente Nani? Ah, forse perché c'è un po' di quello delay. Quello di Log Horizon. Sì, tra... Quello diceva bene Ciottomatte. No, Furious Rajang con Levi Bogan... Nani? Guarda, questa ultima cosa è una cavi timpani. Comunque, volevo mettere. Non so se qualcuno di voi conosce, ma sì che lo conoscete sicuramente. Coso, come si chiama? Kakegurui. Cosa? Kakegurui, quello della scuola di gambling in cui ci sono i studenti che scommettono in continuazione. Boh, mai sentito. C'è una che fa una risata proprio pazzesca e poi fa baka, così, che mi piace un sacco. Volevo trovare quella, ma non si trova senza la canzone dell'anime sotto la host. Dopo fa schifo, non si sente. Raga, allora... devo fermare, raga. Quindi niente. Lei si deve fermare? Sì. Bene. Allora, grazie. Grazie per aver joinato. Non ho sentito... Alla prossima. Grazie. Non ho sentito, RDX, cosa hai detto? Ho detto io vado via tra una mezz'oretta. Ah, è presto, cavolo. Me ne fa un po' su mio, prima di... Seems legit. Ah, ma anch'io, cioè, non facevo chissà quanto, in realtà. Non facevo chissà quanto. E l'uno delle Iene vuole venire, che vedo che sono un bel po' qua. Comunque sì, volevo trovare l'audio di quella lì, ma non riesco a trovarlo senza la canzone, senza la host sotto, e... diciamo, fa un po' schifo senza... con la host sotto. Mi viene da ridere perché mi vengono in mente le espressioni che fanno in quell'anime, sono qualcosa di... impressionante. Aspetta che mi prendo... Beviti sto siero. Venghi!
dire che è la prima volta che io ho visto Lenki, che è uno yokai a Shin, ha detto cos'è questo Rajang. Cioè è quasi uguale. Fa pure se scrivessi da tifoso quasi. Allora, vediamo se riesco a fare come l'altra volta che l'ho montato. Quello è il nostro medio di Nio. Ma la pegina. Non faccia, la prego. Sta andando. Ah, così. Quello lo brutto. I can see the roll. Ma se io salto qui, tipo. No, non ce la farò mai. Mai nella vita. L'ho montato! Invece attenzione, attenzione! L'ho montato. C'ho solo che sta un po' di cazzatello. Ti sposti, giovane. Lui è incazzato perché l'altro giorno gli va pareggiato. Quanto becchi? 41 in testa, 23 sulle braccia, perché ti sono rinforzato. Ok. Ma voglio scaricare. Che arriverà? Secondo me no. Non è dubito. No, fanculo. L'ho girato solo una volta, però. Se si mette bene possiamo provare. Provateci. Così no, però si deve mettere in un'altra maniera. Anche di più. No, un pochino più vicino. Aia, oh, che fai? Rajang. Vai Krovak. Vai Krovak. Yeah. Chissà se la faccio. Sì. Ehi. No. Chi è che mi ha sparato sotto nella stratosfera? Chissà. Chi è con l'arma pesante che spara nella stratosfera? L'unica cosa che spara nella stratosfera Levi Bogan è a costato dei danni. Mamma mia! Foresight su tutti e due gli urli. Cioè, stiamo migliorando. No, che mi devo curare. Stia. No, allora sono infame. Vabbè. Stia con noi. Sì, datemi altri consigli per i comandi vocali, che poi io se riesco li metto. Heavy machine gun lo metto assolutamente. Heavy machine gun, te sei. È fermo. Bravissimo. In volo t'ho preso. Mamma mia. Dopo lo cerco. L'audio di Heavy Machine Gun. Ma shotgun che dici te invece di che cos'è? Sempre di Metal Slug. È sempre di Metal Slug. Io shotgun non credo averlo mai sentito. La S verde. Ok. Come fai? C'è pure la super S, tipo doppio dei danni, doppio della gettata, ma metà dei colpi. Mi ricordo che una volta giocavo Metal Slug 5 sul cabinato in Sardegna e uno mi diceva di non sparare perché voleva che mi conservassi la super shotgun. Cos?
c'era un ascensore che tipo andava giù per migliaia di metri di livello di pagina marina. Ma non ti preoccupare, se gli faccio il bomb, Todd. Tanto no way che riesce a farmi fuori con la resistenza al fuoco. Cos. Cos. Majestic. Ok. Si è preso una bella sberla in faccia. Tutto il danno. Allora. Passai di resistenza al fuoco. Si può lanciare un'altra volta perché io non l'ho mosso praticamente. No. È vero che nei medicamenti per esempio quando sta per crepare fa sta cosa. Non usa chance. Sì, straccio. Non usa chance. Cheat Final Fantasy 15. Io Final Fantasy non l'ho giocato, quindi. Calma più fatto, non resto qui. Boccio lo schiantone. Oh, ma è una mania. Tanto adesso c'ho un po' il tanto. Sta spiattellando anche me. Sta spiattellando anche me. No, ma non mi fa un cazzo. Ma come ha fatto a morire Krovac? Perché, okay. Perché mi scatto dei Divine Blessing e avevo pure il Thunder Proof Mantle. Stavo facendo una missione high rank con dei random GC800 e una cardata tre volte. Era un Rathalos high rank. Oh, ma magari... Magari non sa, non conosceva il mostro. Le braccine. Le braccine. Oppala, adesso muoio. No? Ma io ho il mantello tecnico, perché non me lo sto mettendo? Credo l'abbia fatta apposta, se l'ha fatta apposta un po' strano. Se l'ha fatto apposta ha dei divertimenti un po' particolari questa persona. Io adesso ti tiro un baciardo spinto. Crack. Io devo cotare un attimo e morirò ovviamente. Porca boia. È così qua. Grabba questo stronzo. Boom. Grabba. Boom. 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 Senza pietà, no mercy. No mercy for Drajan che ci ha traumatizzati tutti, assolutamente. Allora. Userei sta cosa se non sapessi che posso tankarmi il hit, nel caso in cui qualche schivata mi vada a puzzare. Direi che facciamo l'ultimo e poi ci salutiamo per stasera. Pessima run da parte mia, sorry. Ah, ma tanto io non li vedo i danni che fate voi perché non ho il damage meter, quindi. Che pendente hai, Terry? Ah, quello dell'Umbrella Corporation. Lo vuoi sapere? Quello dell'Umbrella Corporation? No, lui. Ah, Krovac che vuol sapere i danni. Non lo so, sicuramente io ne avrò fatti meno di tutti, è impossibile che ne abbia fatti più di voi. Tu hai fatto il 23%. Io ho fatto il 48%. Sì, 47,5%. Cavolo, ma quanti buoni che mi ha dato stavolta! E lui 29,5%. Artigiano manutenzione, ti sussulto manutenzione.
Bene. Vabbè, ma è una balestra pesante. Allora. Io sono anche dannatamente bravo a usarla, quindi... O rifacciamo questa, oppure il teostro, oppure il fatalis. Ditemi voi. Cosa preferite? Io cosa? Se facciamo il fatalis a me va bene, perché così procediamo nella... nel goal di arrivare a 100. Però se non ne avete voglia non lo facciamo. Allora. Sbang. Teostra. E facciamo il teostra allora. No, dimmi te, Croak, se preferisci anche te, Relix, se va bene il fatalis, altrimenti facciamo qualcos'altro. E allora via col fatalis, ultimo fatalis della serata. Alle signore, signorine, che non sono ancora sposate. Allora, equipaggiamento. Beh, se vogliamo fare lo playing, puoi farlo con questa bella signora bionda qua. Se riesco a trovare un hairstyle con capelli così, glielo facevo anche io. Ehi, se esistesse un'acconciatura tipo con i capelli ricci tipo i miei, io me la metterei subito, ma non c'è, cacchio. Non c'è. Almeno qui. Almeno qui. Ed è con mio profondo dolore tutte le volte che comincio un nuovo gioco che constato questa cosa, cioè che non ci sono i capelli ricci esattamente come li vorrei io, e so sad. So sad. Fireproof mantle. So sad. Hard fire resistance. It's okay. Ma comunque il White Fatalis, quello della mod, può anche essere stunnato. Visto che questo non lo puoi. Neanche tra quelle a pagamento. Quelle a pagamento non ci ho guardato io, perché diciamo che... Non è a pagamento. Questo è tutto, questo è gratis. Dice Krovac che se ci sono degli stili a pagamento, ma io non credo di averne mai visto uno. Hairstyle. Sì, sì, ma non credo ci sia quello che interessa. Allora. Bene. Lo lancio l'SOS e facciamo ridendo, da soli. Ridendo scherzando, facciamo un 3, se proprio vedo che abbiamo problemi, poi, cioè, non credo. Non mi fido dei random. Se avete tutte e due la Switch Axe, credo che sarà più o meno la ripetizione di prima. No, il fucile a pompa. Allora, il fucile a pompa. Venga. C'ho il super shotgun di Doom. Io ho visto, adesso ci penso io. No! Ma perché sei girato così? Lo lancio io? Aspetta. Come ti vesti? Nel momento in cui sei girato parti. Ma come ti vesti? È girato tu, eh. Vai Krovac, faccia! Però quello senza Rocksteady. Ok, manca la testa. E la faccio io adesso, se non mi sbalza giù per qualche motivo strano. No, l'hai fatta, l'hai fatta. Ok, io devo... Ok, non posso sparare in testa perché critto come... Basta questo nuovo. Ma lo stiamo obliterando letteralmente. No, dov'è? No, vabbè. Pazienza. No. Questa è una delle mosse più fastidiose con le riboga, anche devi seguirlo per un...
Ti metti il mantello, grazie. Sì, allora, vabbè. Io vuoi venire in braccio? Non so, hai visto come mi stava scendendo su? Sì, sì. Ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena che ho finito nel break. Va. Ah, l'ho ribloccato, brutto proprio. Devo sparare un po' in testa perché non l'ho vista ancora cominciare. Ok, adesso ha cominciato una volta. 3-2, si rompe. Questo lo prendo io. No. Ma dai! Che piccolo infame. Va bene, giù. Sono venuta giù anch'io, in qualche modo. Dire. Oh, però mi fai afferra dei fatti di dire per iniziare il muro. Ok. Trentadue se critta, 23 se non. Cosa urli? Ma dove sono finita? E dove sto andando? Sono a me. Sì, vabbè, Fatalis, ok. Hai ragione te. Hai ragione te. Dai. Oh, sei meglio te. La capoccia. Sei meglio te. Speciale. Allora. Via. Bene, bene. Ti piacciono queste opening? Opening che ovviamente mi sono persa io. No, la sta rifacendo. Arrivo! Dio santo! Sono appena scesa! Non mi è mai piaciuto come si provasse ad avere tutto questo campo lì. La capoccia, se no un drappano.
Oh well. Ti puoi attaccare? Oh. Da lì però no, perché se ci passa da lì siamo fregati. Ciao in principio per il podcast, benvenuti. Benvenuti. L'ho visto. Ah! Porca pupazza. Muoio, mi sa. No, ce la faccio. Non so che si rompa la testa una volta e poi ci vado pesante sul coraccio. Ma fino a loro. Lì da sotto. E questa è l'ultima in principio per il podcast. Facciamo questa qui e poi chiudo. Ok, perfetto. Adesso ti rientro di vicino. Grazie per essere passato comunque, grazie mille. Com'è andata la visione del film? Che tra l'altro è uno dei miei preferiti, quello che avete visto stasera. Il film meh, la live meh, come? Non ti è piaciuto il film? A me Mirai è piaciuto veramente tanto. Cioè, non più di altri che ha fatto Osoda, però mi è piaciuto tanto. Faccio ancora un Mi è piaciuto, ma alcune parti erano abbastanza altalenanti. Sì, effettivamente, anche secondo me quel film lì ha parti che sono un po' così. Però in generale a me è piaciuto tanto. Tipo la prima col cane. Quella effettivamente ti posso dar ragione. Dove vai, Fatalis? Pazienza. Quello del bisnonno invece mi è piaciuta molto, e anche la fine. Sì, la fine è pazienza, ragazzi. Io mi sono sbagliato, ho rollato proprio dentro il fuoco. Allora, doveva andare così. Ho capito che entrai con Larry Bogan, la tiriamo per le lunghe. Tanto perché se ne devo sparare anche io in testa per rompergli. Allora. Bene. Per stasera direi che finiamo. Ah, non ti preoccupare, Crova, che sono stata stupida io che sono rollata dentro il fuoco, quindi vai tranquillo.
Allora, per stasera direi che abbiamo finito qui, ma rimanete, rimanete, perché, come dicevo prima, ci saranno anche delle novità riguardo a Monster Hunter World Iceborne, riguardo al live, ci saranno cose interessanti e anche divertenti, spero che vi potranno piacere, o la prossima o la settimana ancora dopo, vediamo come riesco a gestire la cosa. E rimanete dopo che finisce... dopo che parte l'ending, perché facciamo un raid a qualcuno. Allora, buona serata a tutti e alla prossima. Grazie a chi c'è stato stasera, chi ci ha messo il follow e chi ha giocato con me. Il gatto di Red sembra un PG di Bleach. Buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti e alla prossima.